Luci e ombre nella nuova performance di Pier Gallegarini, il designer artista che a casa dei Carraresi di Treviso ha dato vita, o possiamo dire luce, ad un'opera realizzata dal vivo con l'ausilio del pubblico stesso. Unico filo conduttore, quello che contraddistingue tutte le sue opere, luci e ombre. Ho voluto creare questa nuova performance che si chiama Ombre condivise 2. E questo è il primo atto. Oggi la Cadi Carraresi ha fatto il primo atto, quindi abbiamo 6 metri di carta scenografica nuda e cruda, dove io ho coinvolto le persone che venivano da spettatore a sua volta performance. Perché? Perché senza luce, io dico sempre, non c'è vita, ma senza luce non abbiamo neanche l'ombra, quindi io gioco sempre sul dualismo buio e luce, buio e luce. Ma come faccio io a catturare le persone, a farle diventare amanti dell'arte, coinvolgendole, a farle diventare anche a sua volta performance? Quindi ho proiettato le ombre a ritmo di musica motivazionale e ho coinvolto il pubblico che ha voluto partecipare, e così è nata l'opera, che a sua volta si trasforma, l'ombra prende vita perché le sovrapposizioni e le ombre creano altra vita, quindi il soggetto iniziale si trasforma e non è più ombra ma diventa anche luce, quindi abbiamo sempre questo dualismo. E qui abbiamo tutte le persone che hanno collaborato a rendere questa performance vincente, e ho fatto firmare, oltre alla mia firma artistica, questa volta è un'opera condivisa, quindi ho le firme di tutte le persone che hanno partecipato. Oggi è stata l'atto primo, domenica prossima, il 25, al finissage, ci sarà il secondo atto, quindi questa opera si trasformerà ancora a sua volta per poi concludersi con la rassegna.